Forse non tutti sanno che dal 1940 al 1943 Casoli fu sede di un campo di concentramento fascista e vediamo alle nostre spalle il monumento alla memoria che è stato inaugurato proprio qui di recente e d'altra parte anche questa piazza è stata chiamata Piazza della Memoria in onore dei nomi che vediamo alle nostre spalle e delle loro storie. Io sono in compagnia del papà di questo progetto che si chiama campocasoli.org, Giuseppe Lorentini, che saluto e ringrazio. Salve, buon pomeriggio. Sì, questo progetto è un progetto nato nel 2013 come ricerca di documenti per la mia tesi di laurea, che poi è diventato un progetto molto più grande, tant'è vero che adesso è un progetto di documentazione online di tutti i fascicoli personali degli internati che furono qui nel campo fascista di Casoli. Infatti, come lei ha ben detto, questa targa ricorda tutti i 218 nomi degli internati passati tra gli anni 1940 e 1943, tra cui 108 ebrei stranieri e 110 cosiddetti ex jugoslavi, che sono stati appunto internati nei tre locali che componevano il campo fascista di Casoli. Giuseppe, io so anche che poi studiando le lettere, i carteggi, tutte le testimonianze che sono venute fuori dal tuo studio, chiaramente sono uscite fuori anche storie particolari, commoventi, a volte strazianti, ma anche storie di speranza, perché mi dicevi, e questa io vorrei raccontare, che qui nacque anche una storia d'amore. Sì, esatto, tra le tante lettere molto drammatiche ci sono alcune anche molto, molto positive, molto belle. Per esempio, un internato ebreo polacco scampato alla Shoah, quindi scampato allo sterminio, ritorna a Casoli nel 44-45 e vuole sposare, anzi si sposerà con una donna casolana che era a quel tempo era una ragazza che lavorava in una di quelle trattorie in cui questi ebrei andavano a mangiare e quindi nacque una storia d'amore, tant'è vero che lui portò con sé non soltanto questa casolana ma anche tutta la famiglia di questa casolana a Milano. Si sposarono a Roma nel 45 con un rito misto cattolico ebreo e quindi sì, come dire, il risvolto di questa tragedia che è stata l'Olocausto comunque vuol dire anche che c'è stata una sorta di possibilità di interagire con la comunità che ha comunque avuto questo campo durante quegli anni. Ed è molto importante ricordare che sul sito appunto campocasoli.org noi possiamo trovare tutti questi documenti di cui stiamo parlando, l'elenco dei nomi degli internati di quel periodo qui a Casoli ed è una cosa molto importante perché, mi dicevi prima, qualcuno ha anche ritrovato una persona cara. Esattamente, proprio qui, se potete vedere, abbiamo delle iconografie, delle fotografie degli internati e grazie a questo progetto un signore ha riconosciuto suo nonno ebreo che è stato internato a Casoli e non sapeva nulla della storia del nonno. Quindi un signore di Treviso, Nicola B. Heller, che ha deciso quest'estate di onorarci con la sua presenza qui a Casoli proprio per visitare i luoghi in cui suo nonno ha vissuto due anni della sua vita in un momento anche storico molto molto brutto che conosciamo bene, il periodo della guerra. Quindi diciamo questo sito permette oggi di ricongiungere storie che sono state troncate dal regime. Perché c'era la censura, quindi questi documenti non venivano fuori all'epoca. Molte lettere che erano scritte in una lingua diversa dall'italiano, infatti erano tutti stranieri gli internati qui, venivano censurate e sono rimasti nei fascicoli personali degli internati, molto probabilmente non sono manco state consegnate agli internati stessi. E oggi, dopo 70 anni, possiamo rileggere interamente il contenuto di questi fascicoli grazie a questo progetto e proprio grazie a questa possibilità si stanno uscendo fuori sempre storie più belle, positive anche potremmo definire, quindi permettere ai discenti di ritrovare appunto i fascicoli dei propri cari. Bene, io ti ringrazio tantissimo Giuseppe per il tuo lavoro prezioso, invitiamo tutti i telespettatori a visitare il sito campocasoli.org per conoscere meglio un periodo storico drammatico ma che vale sempre la pena insomma conoscere approfonditamente. Esattamente, il sito ha prodotto anche diciamo, un risvolto molto importante grazie alla, grazie alla collaborazione continua con il sindaco e l'amministrazione comunale di Casoli abbiamo appunto realizzato questa piazza che potrebbe definirsi come un caso unico nel panorama italiano perché ricordiamo tutte le vittime di un campo di concentramento fascista, quindi un campo di concentramento italiano e non diciamo, tedesco. Se pensiamo che adesso ricorre anche l'anniversario degli 80 anni delle leggi razziali, quindi penso sia un tema molto importante, come
ben detto, quello di non dimenticare, però di non dimenticare facendo fede non soltanto ai ricordi, ma bensì ai documenti, a quello che è poi la ricerca storica, la ricerca scientifica, per evitare i fraintendimenti che purtroppo, come ben sappiamo, portano poi a strumentalizzare informazioni che in realtà non sono vere. Certo, grazie infinite Giuseppe Laurentini. Grazie a lei.